le persone che in maniera composta saranno presenti in questa piazza manifesteranno proprio per dire no a quello che è stato fatto e sì per cercare di rafforzare le nostre politiche e poi finalmente per poter mandare il centrodestra al governo. Il popolo del centrodestra aretino, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia scende in piazza come in tante altre città italiane per dire no a questo governo. Sono stati sbagliati tantissimi interventi, sono stati sbagliati tutta una serie di misure, soprattutto la cassa integrazione in deroga che ancora non è arrivata a tantissimi lavoratori delle aziende più piccole, proprio quelle che avrebbero avuto necessità di avere questi soldi. Sono stati previsti bonus assurdi, sono state fatte delle scelte incomprensibili che hanno una logica assolutamente non chiara e che non stanno assolutamente dando alcun aiuto al popolo italiano. Ricordiamoci anche che i migranti, quando c'era Salvini l'anno scorso, ministro dell'interno, erano 1592, oggi gli sbarchi sono a 5092 a ieri sera, quindi questo governo è assente, non c'è, non aiuta nessuno. Tra i 350 partecipanti al flash mob anche i sindaci di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Castiglion Fibocchi e Montevarchi e la senatrice Tiziana Nisini. Stiamo a dire che le misure che ha attuato il governo nel rispetto, soprattutto nei confronti degli enti locali, sono insufficienti. Non siamo solamente noi a dirlo, ma c'è tutto il mondo dell'associazione di categoria, anche l'ANCI ha presentato pochi giorni fa un documento pieno di modifiche perché gli enti locali sono all'osso, i comuni sono in grande difficoltà perché fino ad ora, come avete visto anche Arezzo, ha portato una delibera che cerca di dare supporto e sostegno a tutto il mondo economico produttivo e il tessuto sociale della città. Misure che dovrebbe attivare il governo, attuare il governo, ma ancora questo governo, oltre ai proclami, non ha fatto niente per gli enti locali. Insomma, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, fare da soli e fin qui andrebbe tutto bene. È che ci mancano le risorse e spesso anche i dettagli normativi per poter agire. Tante volte i sindaci agiscono con il buon senso, con la volontà di far del bene ai cittadini e vengono sistematicamente, le loro iniziative vengono sistematicamente annullate. Quindi ci vorrebbe non solo i poteri ma anche le disponibilità economiche per fare le cose.